regionale Carmine Mocelino. Tanti i saluti dell'assessore Pasquale Sommese, che è impegnato in rappresentanza del presidente Caldoro ad un incontro a Roma, e leggervi un'email che mi ha inviato il nostro coordinatore provinciale, l'amico Ciro Alfano. Impegni familiari non mi consentono di stare insieme a voi. Volevo comunque esserci, almeno con questo saluto, per esprimervi tutta la mia gratitudine per quanto avete saputo manifestare sul territorio, consentendo la coesione e l'armonizzazione dell'intero partito. Sono certo che questa intesa sarà fulcro di sinergia vincente, soprattutto in previsione dei futuri appuntamenti elettorali che devono vederci protagonisti e primi attori sullo scenario locale, perché abbiamo uomini e donne che ci permettono di alimentare tale attesa. Un caro saluto a tutti i presenti, ma consentitemi di esprimere un particolare pensiero all'amico Ciriaco De Mita, al quale mi sento legato da particolare sintonia, oltre che da antica, nel senso di duratura civile, come sta, amicizia. Sono sicuro che il vostro alto senso di appartenenza saprà essere foriero di successi e affermazioni vincenti. Un forte abbraccio a tutti, Ciro Alfano. Buonasera a tutti. In verità, prima di iniziare, vorrei ringraziare il mio amico Gennaro Laudini, che ci ha dato l'occasione stasera di parlare anche con i preoccupati, con il movimento di base. Però le voglio dire, riconoscendo come noi siamo fatti, poteva anche informarci di venire. Era, la porta era aperta, anzi, potevamo mandare non una parola, poteva intervenire quando voleva e come voleva. Perché non è che non siamo mai stati contro al movimento di base, anzi, voi ci avete sempre trovato al vostro fianco. E quello che oggi è capitato a Casoli, uno dei motivi è questo. Poi sentirete il mio intervento, cercate di essere un intervento molto ridicato, perché ci saranno altri interventi, sarà l'intervento di tutti. Allora è importante ascoltare gli interventi e quello che si dice. Vedete, questa giornata a Casoli è una giornata storica. Possiamo creare, se ci crediamo veramente, le condizioni per il riscatto e il rilancio della politica in questa città da troppi anni martoriata. Voglio ringraziare tutti voi per aver deciso di partecipare all'incontro di questa sera, anche all'Audiero. Mi sento onorato e orgoglioso stasera di intervenire qua e di parlare in mezzo a voi. Vedete, alla vostra attenzione voglio sottoporre delle riflessioni che ci vedono tutti coinvolti circa l'attività dell'UDC nell'immediato futuro sul territorio, e che potrà avere effetti notevoli se consideriamo la nascita del nuovo soggetto politico che si chiamerà il Partito della Nazione, che vedrà riunite più formazioni politiche. Un sottoggetto oggi, da questo incontro, deve nascere il terzo polo. Anzi, mi consentite, come dice anche il mio amico Tommaso Capillo, meglio dire il primo polo a Casoli, perché siamo i più forti. Questo polo è quello che dovrà vincere l'elezione se li perdiamo, perché li vogliamo perdere noi. L'UDC presente a Casoli dopo una lunga serie di contrasti interni, determinate soprattutto da una serie di strumentalizzazioni poste in essere da soggetti esterni all'UDC, oggi è riuscita a trovare un punto di incontro per l'attuazione di un'azione finalizzata a dare risposte concrete ai problemi della città. Concretezza che si è realizzata con la mia entrata in giunta, voluta fortemente dalla segreteria provinciale e regionale e dal gruppo locale, che ringrazio per la fiducia che fin dal primo momento hanno inteso accordarmi per eseguire di questa entrata in giunta. In seguito, la mia entrata in giunta, sono state determinate le condizioni per far sì che ci fosse una ritrovata e forte unità dell'UDC locale. Un'unità ormai consolidata e che nessuno più potrà mettere in discussione. Vedete, la prova è evidente, la contemporanea presenza qui, in questo momento, di tutti i nostri dirigenti provinciali e regionali, ai quali va il mio ringraziamento per averci onorato stasera della loro presenza. Però mi scuserete, prima di andare oltre, ho la necessità
di ringraziare qui pubblicamente una persona che ho molto a cuore e da cui tengo particolarmente, dalla quale sono orgoglioso di essere rappresentato. Parlo dell'onorevole Cirino De Mita. Grazie Presidente, grazie per tutto quello che oggi fai per noi, grazie per la qualità che ti ha portato e della dignità dei valori che sta a porre fondamento dell'azione del partito che noi tutti riconosciamo come nostro e dei quali facciamo la nostra bandiera e il nostro obiettivo. Grazie. Un ulteriore ringraziamento, me lo dovete consentire, è un mio carissimo amico solo perché lui mi sopporta da tanto tempo e che sa che io sono uno che sono troppo, diciamo, pesante nelle mie dimenticazioni, ma me lo dovete consentire, un saluto al mio amico Biagio Iacovati. Biagio, grazie. Grazie per tutto il rapporto, grazie per quello che sta facendo tutti qua di noi. No, l'interpretazione, Presidente, io cerco di dire quello che penso. Vedete, ora cioè, dobbiamo ritornare su quello che prima stavo iniziando a discutere. Noi tutti, rappresentanti locali dell'UDC, abbiamo avuto la capacità di saper superare i contrasti interni e di far tesoro degli errori commessi in precedenza. Posso dire che oggi ciascuno di noi rappresentiamo effettivamente il partito a Casoli, essendo tutti riuniti in un unico blocco. Oggi l'UDC a Casoli, insieme a tutto il partito della nazione, è un soggetto politico e vero, è un soggetto attivo, immediato a far sì che i cittadini si sentano effettivamente rappresentati, avvicinandolo quanto più possibile alla politica, diventando anche essi protagonisti delle scelte che si devono fare. Con la gente in tal modo questa città può salvarsi e potrà avere un futuro e dare risposta anche ai disoccupati. I cittadini devono essere lui, con lui, a scegliere cosa buona e cosa no. Deve essere lui a dire cosa è necessario fare per alleviare le sofferenze di tanti. Al contrario, i cittadini restano lontani dalla politica e finiscono a vedere la stessa con il gusto. L'UDC a Casoli per favorire una maggiore partecipazione dei cittadini al processo decisionale della politica castoriana ha capito di dover mettersi innanzitutto se stessi in discussione e questo ha potuto fare proprio perché aveva la percezione e il grado di soddisfazione dei cittadini. Caro Gennaro, soprattutto di come questo sindaco Stefano Veral gestiva il comune come se fosse una sua società, una cosa propria, è come se fosse lui il titolare con il permesso di fare tutto. Abbiamo proposto a questo sindaco il rilancio dell'amministrazione partendo dal programma che insieme avevamo presentato alla città nel 2008, ma lui aveva dimenticato a tal punto di aver realizzato ben poco di quel programma. Abbiamo poi chiesto l'azzeramento della giunta perché c'era un'enorme confusione di ruoli, un accavallamento irrazionale di deleghe al punto di generare una totale confusione in giunta. Ma per anni di più avevamo chiesto anche la verifica di vicenda, avendo riscontrato l'incapacità di volto in carica del tutto inidoneo a gestire una città di 100.000 abitanti. Alcuni non avevano neppure i titoli per coprire quei posti di assoluta responsabilità e di importanza strategica per un comune di 100.000 abitanti. Nonostante i continui sollecitazioni, gli inviti, le richieste, il sindaco non ha mai ascoltato nessuno, ha preferito, come si vuol dire, orecchie da mercato. Abbiamo cercato in tutti i modi di farlo ragionare, ma purtroppo inutilmente, fino al punto che nonostante gli sforzi, ad un certo punto non abbiamo più potuto cambiare. Ci siamo sentiti investiti di tutta la responsabilità che ci vedeva coinvolti nel colore ci avevano delegato a rappresentare. Quindi non abbiamo più esitato, abbiamo fatto quello che andava fatto, non potevamo rinunciare a quello che gli elettori ci avevano delegato a fare, cioè gli interessi della città. La nostra azione è stata totalmente orientata alla tutela degli interessi dei cittadini. Non ci siamo lasciati abbagliare dagli interessi di bottega, neppure dei vantaggi o dei vantaggi
da difendere e tante da difendere avevamo. Ne avevamo tante che potevamo difendere. Avevamo l'amico mio caro Tiziano, vice sindaco della alla pubblica istruzione. Chi vi parla era assessore ai lavori pubblici, due dirigenti erano in otto indicazioni e da alcune partecipanti erano persone capaci di non fiducia. Rinunciare a tutto questo, caro Gennaro, rinunciare a tutto questo è da pochi. E noi non abbiamo esitato, abbiamo rinunciato a tutto per l'interesse di tutti, eppure non abbiamo esitato null'altro. Allora che ci siamo resi conto che gli interessi dei cittadini correvano il rischio di essere compromessi. Noi ci siamo accontentati, non ci siamo accontentati di prendere soltanto che le cose non andavano per verso giù, ma siamo stati primi, anzi per meglio dire i promotori, a prendere e a raccogliere le 16 firme dei consiglieri comunali. Abbiamo anche appurato che la nostra riflessione era condivisa anche dalle altre forze politiche libere e democratiche che al nostro pari avevano avvertito lo stato di sofferenza politica progettuale dell'amministrazione che serviva. Quindi non ci potevamo concedere ulteriori ritardi. Il nostro partito è importante per questa città e quindi è importante anche la responsabilità che lo rivesta. La stessa struttura organizzativa